Ciao amiche e amici, ho una notiziona per quelli del mio team, che è il team analcolico, e questa sera faremo un cocktail analcolico con la collaborazione del nostro amico Luca. Adesso non c'è mai Sì. niente, non ho comprato Vabbè. niente. Vabbè, ma la bravura tua è quella di fare quelle cose che abbiamo a casa. Questa era la rubrica di bere in meglio. Io ho capito, ma La facciamo oggi, non c'è scampo. stonto il divano. Non me ne importa niente, la fai dal divano, perché io oggi ho fatto i capelli, le sopracciglia e i baffetti. E Sì. visto che l'altra volta ti ha presentato Frida Kahlo, invece oggi sono un pochino più presentabile, oggi facciamo il cocktail. Capisco che per te, che c'hai la coperta abbinata con i calzini. Dai. A tra poco con la ricetta dell'analcolico, fidatevi. Però sì, quanto sei natalizio oggi. Sì, parecchio. E soprattutto motivatissimo a fare questo drink Parecchio. oggi. Stavo sul divano. Ascolta, allora. Oggi io direi di passare ad accontentare i miei amici del mio team, cioè il team analcolico. Vitaccia. Quindi, Mi lo stai dici cazzo tu, ridere? No, non mi stai cazzo ridere. ascolta, oggi che ci prepari, quindi. Allora, oggi facciamo un drink inventato, visto e considerato che non era previsto di fare oggi questa video lezione, chiamiamola Con così, quello che abbiamo a casa. con quello che abbiamo a casa. Allora, a casa avevamo oggi limone arancia, e visto che parliamo del team degli analcolici, prendiamo il solito bicchiere, abbiamo un limone e un'arancia. Poi che ci metti? Dimmi un po' gli ingredienti. Allora, abbiamo zucchero di canna, o Sì. se non avete lo zucchero di canna, Zucchero cioè lo zucchero normale. normale, ne mettete un pochino meno, ok? Poi tanto vi dirò le dosi. Poi limone, arancia, un succo. Noi a casa avevamo ananas e mango. Se avete magari o un ace o un succo d'arancia, va bene uguale, perché è un drink inventato. Il succo di mirtillo, poi vi farò vedere perché, e nient'altro. Ok, in realtà noi abbiamo anche altra frutta, kiwi e cose varie, ma magari ce lo mandarini, ce lo Più ritroveremo avanti, per la prossima volta. Ok, allora procediamo. sì. Allora, noi avevamo limone arancia, di solito i pestati si fanno con i lime, ma non è una regola, possiamo farlo con qualsiasi tipo di frutta. Scusa, mi spieghi un attimo una cosa? Dimmi. Sono interrotto. Ma tu sei pericolosa. Dimmi, dimmi, dimmi. No, che ci fai col mattarello? Tu già pensi male, allora. Era quello. Se mai penso Allora, bene. questo. Allora, questo in verità, visto che lei pensa bene, è un sex toy di Beatrice. Dai. No, è un Madler, ovvero un pestello professionale per pestare la Sì. frutta. Se non avete un Madler o un pestello, potete utilizzare un mini Ok, mattarello, ovvero per pestare la frutta così. questo in realtà è di Brando o di Leone quando mi aiutano a fare i biscotti. Se avete quello grande, non avete niente per pestare, ci metterete un pochino di più, ma utilizzerete o qualcos'altro che comunque sia abbia una bella pianta per pestare. Ok, quindi ascolta, al volo gli strumenti, chi è a casa? Allora, un bicchiere, Ok, cucchiaini per lo per zucchero, prendere lo un zucchero. pestello o un mini mattarello o qualsiasi altra cosa che abbia comunque sia una pianta per larga per pestare bene la Ok. frutta, un bar spoon professionale o Noi no. un cucchiaino lungo, che anche questa è una storia, è stato rubato da nostro figlio Brando a Riccione, e era un bar sulla spiaggia, e io avevo preso un latte macchiato, lui se l'è intascato perché gli piaceva, poi quando ce ne siamo accorti era troppo tardi per riportarlo. Quindi se avete un bambino che ruba Vabbè, dei no, per sì, fa comodo. E un coltello, un tagliere e del ghiaccio. ok, perfetto.
Allora, tagliamo il limone, lo facciamo in quattro quadratini, ma ne utilizziamo solo due. Poi tagliamo l'arancia. L'arancia la possiamo fare in tre e ne mettiamo solo uno spicchio. Dopodiché, zucchero di canna. Ripeto, se non l'avete va bene anche lo Noi zucchero. addirittura quello è questo l'ideale. Certo. In base a quanto lo volete zuccherato, ne aggiungete fino ad un massimo di 3 cucchiaini. A me troppo zuccherato non piace perché poi ci sono anche i succhi che sono zuccherati a loro volta, quindi ne metto solo uno. Dopodiché prendo il pestello o il Ma prendi il mattarello. mattarello, vai. Prendo il mattarello. Sì, certo, prendi il mattarello. Allora prendiamo il mattarello. Oh. Limone e arancia che fanno un bellissimo succo. Eccoci qua. Una volta fatto questo, dovremo andare a rompere il ghiaccio. O se ce l'avete già il ghiaccio tritato, ma è difficile averlo a Ma sei casa. timido? No. Vuoi rompere il ghiaccio? Facciamo Oggi andare il è ghiaccio. tremenda. Prendiamo il ghiaccio e se tante le volte a casa non avete un contenitore tipo questo, va bene anche questo qui. Oppure potete prendere direttamente uno straccio pulito, mettere i cubetti di ghiaccio qui, utilizzare il mattarello e romperlo direttamente così, ok? Poi se avete una moglie che ha voglia di pulire o qualcuno così lo pulisce e lo raccoglie, ok? Detto questo, noi proseguiamo. Io ho l'oggetto in metallo, quindi utilizzo questo. Prendo il mattarello e rompo il ghiaccio. Ecco qua. Adesso andiamo a versare il succo di frutta. Quanto più o meno? Ci regoliamo con il bicchiere. Non è un prodotto alcolico, quindi possiamo fare. A gusto a questo alla Sì, fine, a no? Cioè gusto. le dosi Noi ci relative. fermiamo a sono 2 dita d'orlo. Certo. Poi prendiamo il nostro cucchiaio lungo o bar spoon. Questo qui è quello, come vi dicevo, è famoso, è rubato a Dai. Simone di Riccione. Giriamo in modo tale che il succo del limone e dell'arancia insieme allo zucchero di canna si mescolano E i bene. mirtilli? Adesso arriva il bello. Ciao, sono il bello. Mamma mia. Prendiamo il succo di mirtillo e lo versiamo lentamente al centro del bicchiere. Bello anche il colore. Fa questo effetto scenico. Se avete una cannuccia. Se no, il drink è Non pronto. lo mescoli questo? No, lo lasci così, fa questo effetto, lo mescoli dopo. Grazie, Rosy. Aspetta un attimo, questo è come deve essere servito, poi con la cannuccia o con sempre il bar spoon. E il drink è fatto. Noi non ce l'abbiamo, ma provvederemo a fornirci di cannucce perché cocktail come questo, dove c'è lo zucchero in fondo, sono buonissimi se bevuti anche con appunto lo zucchero che sta in fondo. È importante. Comunque questo top.